nobis Dei. O ci credete o ci dovete credere. Maestro, io ci credo. Bene. Non capisci né cagnare niente, se basta che sono stato. Fino a quando te ne arrangerò le mie figlie da cagnare la voce. Zallano, chi l'è figlio? Ma io pulite qua. Ma tanto in Italia, quindi. E per caso ha cominciato a capire, fermesci tutto dopo. E allora non devo capire niente. È normale. Ma mai mi hai fatto panicca? Tiene qualcosa da apparisce? Sì. Perché quando mi ti sta a favore che già ci capiti, la signora Maria si vergognava del suo. Diceva che dovevo trovare una sistemazione più meritevole, più dignitosa. Sono passato 20 anni, la signora Maria la sistemazione mia, sono la trovata. Ma mamma lì non ha fatto altro che ti dice perché le dà niente mamma per la vita santa. Ieri creature, ma ricorda pure il lucro da casa, tutti i giorni, sembra la stessa storia. Dai, mi vedo a cattivo vestito, con gioiello. Ma mamma mi ha mandato un occhio aperto, non ha mai accettato di credere a me. Ma mi ero orgoglioso, non sono tuo. Mi devi essere nudo. Allora, io del mestiere che fate non l'ho mai creduto a niente. E ho vissuto tanto e troppo per lasciarmi suggestionare da queste stupidaggini. Tu e tutta la gente con Matteo, quando fottite, parlavamo pure un mondo con cui tu e la tua pure a me. Poi, Roberto Fiorenzi. Piacere, tutto. Accomodati, come tu. Ma sì, fatevi che c'è ancora uno dei capiti della dignità e non pare essere un primo reso. Ma cosa? Io sono venuto a chiederti gentilmente di togliermi da questo mondo. Vengono i loro messaggi. Se cercate un atto di carità cristiana, io sono. Ma che stai dicendo? Mi faccio una fatica! Ma ora che tutto quello che si viene a combinare, cioè, dopo a sto punto, non va la mente forse. Ricevi sulla mente che ci ha già saputo fare. Ebbene, naturale, è oggi. È perché oggi ho un problema non è più come si fa a dire solo. Non interessa più a nessuno. Oggi un problema è il pasto casa fa. Per cui tu tieni i soldi, bravo. Ci hai saputo fare. Eutanasia. Chiamiamolo eutanasia volontà. Sono un soggetto in grado di intendere e di morire. Perfetto. Chiedo di morire. Perché? Sono zitto. Oh, può capire che non sei tu. Se tu non avessi idee, capi che significa la vita. E che c'è? Ma che resta la vita? E basta la vita. C'è più la vita? Ma che qualità ci vuole? Ma basta la vita. Ma che faccia fa? Ma non è giù tutto questo. Ma cazzo è... Sì, è palla, sei tu che fai la vita mia, non mi ha. Questo significa non essere colpa. Non potete decidere paura. Non è colpa. Ma lui ti sa la vita bene e c'era una cozzola. Tu che sei solo sapere? Io sono Ludovica Fiorenzi, sorella di Roberto Fiorenzi. Papà, facciate, ci stanno i fessi e ci stanno i rettà. Tra 10 minuti sarò qui con la polizia. Lucario! Un momento. No, io sono Luca, il figlio di Roberto Fiorenzi. Voi vi sforzate per convincerci che non siete degli assassini. Poi vi trattenete 30.000 euro per una cosa che non avete fatto. Che caso mi fate esatto in te due? Ma le fa piacere. E state parlando, dov'è? No. Ma mi sei d'accordo con voi? Non è stato niente dopo. Che? Oh, hai fatto tu. E tu voglia. Ma hai da spiegare perché serve a nessuno? Perché i mariti te lo fessi. Allora sei stato tu. Mi ha ucciso. Mi ha ucciso. E così che si risolvono le cose. Ha ucciso mio padre. E poi non è stato. Ma dove vogliamo? Ricava, parla. Da con da lei, non capisci. Ma tu uccisa qualcuno. Ma tu uccisa nessuno. Ma piglia sti soldi e dalla signora. Non è ma non ti sapete di bene che c'era una cosa, tu che sei sosso a me? Dico, non posso, non si muove pure, tieni! Perché in galera, siamo non ci vede tutto! Voi così non fate altro che peggiorare la vostra situazione, ma lo capite questo? Te l'ho chiamato, massimo mezzo di stare qua. Siete tutti in arresto! Ehi, che c'è? Le commissi? Li conosco bene, i mani come voi! Non c'è tempo da perdere, ma non sei capo! Che i fessi non possono fermare. E che rito, quando parla loro, sapete fare pure i fessi. Oh no, commissario.